Amici di Tudo Monte Carlo, buonasera da Bruno Longhi e da vostro José Sassini che vi parla da stadio di Amsterdam e naturalmente facendo saluti a tutti gli sportivi e ricordate che Tele Monte Carlo è sempre presente, non vi abbandoneremo mai, anche se abbiamo dei problemi, siamo sempre qui presenti, dove c'è lo sport, c'è sempre la regina dello sport, Tele Monte Carlo. La partita che state assistendo è quella tra Ajax, e Real Saragozza, partita di ritorno. Valevole per la Coppa delle Coppe, per la semifinale della Coppa delle Coppe. La partita è iniziata da due minuti, il risultato è di 0-0, vediamo che all'andata si era imposto l'Ajax per 3-2, una vittoria maturata in virtù delle reti di Witzke, giocatore che indossa la maglia numero 11 anche questa sera, poi due gol di Bosman che non c'è, mentre vediamo questa bella azione di Van Basten. I due gol invece della Real Saragozza furono realizzati da Ruben Sousa, assente per infortunio, e dal capitano Señor. Assistiamo ora a questa azione d'attacco della squadra spagnola che gioca in maglia blu, c'è poi l'intervento dello giocatore Siloy che ha sventato questa minaccia, mentre Rijkaard che prova l'azione d'attacco. Vi diciamo subito che mancano parecchi giocatori rispetto alla gara d'andata, gli squalificati sono Bosman, autore di due gol per quanto riguarda l'Ajax, e Guerri per la squadra spagnola. Poi c'è Ruben Sosa che ha provato prima della partita, ma evidentemente accusa dei fastidi ad una caviglia ed è stato per cui costretto al forfè. Per quanto riguarda ancora la formazione dell'Ajax, ci sono degli infortuni, c'è Spelbos che non può farcela nemmeno questa volta, già non aveva giocato la partita d'andata. Comunque la novità è rappresentata da Scholten, maglia numero 6, che sostituisce Bosman. Comunque eccovi le formazioni, l'Ajax schiera Menzo, Siloy, Venter, Rijkaard, Ben, Scholten, Van Schip, Wouters, Van Basten, Müren e Witzke. La squadra spagnola risponde con Sedun, Casuco, Garcia, Cortés, Blesa, Fraile, Casacus, Roberto, Señor, Mejía, Swan, Carlos, Pineda. C'è il tutto esaurito, circa 55.000 spettatori presenti. Si parla ovviamente non tanto di questa partita, ma si parla soprattutto della finale di Atene. Ci sono già i volantini pubblicitari fuori dallo stadio che invitano i tifosi a seguire la squadra nella finalissima di Atene. E ciò significa che dovrebbe essere una pura formalità questa gara. Ricordiamo che la squadra in maglia blu, quella spagnola della Real Saragozza, deve vincere per 2-0 se vuole passare il turno. Comunque entriamo in cronaca, vediamo un'azione di Pineda, ex giocatore del Real Madrid. L'intervento falloso è stato di Scholten, mentre vi ricordiamo che la gara è arbitrata da Franz Beurer della Federazione Austriaca. Ecco Bruno, io sono curioso di vedere se l'Ajax, anche vincendo 3-2 fuori casa, manterrà con l'attacco, continuerà ad attaccare oppure giocherà di rimessa. Vedo che la difesa si schiera molto bene dietro, si chiude molto bene come già si chiudeva là. Vediamo se andare in attacco lo stesso, pensando a quella mentalità che non è la nostra naturalmente, di giocare per i pari. Vediamo un po', però ricordiamoci anche una cosa, che il Real Saragozza è una squadra molto difficile, che mi pare che non sta assolutamente chiudendosi dietro già nei primi minuti. Vediamo come potrebbe essere una bella partita, vediamo e speriamo di seguiamola insieme. Eccoci, anche da tenere presente che Saragozza deve assolutamente segnare, mentre noi ovviamente guardiamo con particolare interesse la prova di Van Basten. È una serata importantissima per il calcio spagnolo, il Saragozza è impegnato in questo stadio, mentre più tardi ci sarà la partita del Bernabeu che vi verrà commentata al termine di questa gara da Luigi Colombo e Giacomo Bulgarelli, commentato in differita. Ovviamente questa informazione non vale per coloro che seguono invece possono seguire soltanto in differita questa partita, si tratta ovviamente dei telespettatori del Lazio. Vediamo in azione nel frattempo Stanley Menzo, il portiere, che tocca subito in direzione di Winter, due giocatori originari del Suriname come Gullit. La palla comunque conquistata nuovamente dai giocatori della squadra del Saragozza, c'è un lancio lunghissimo in direzione di Roberto, attenzione a questo giocatore che è molto bravo, cerca di andarsene in dribbling, non ce la fa a superare Flint e il pallone viene ora lavorato dai giocatori della squadra dell'Ajax. A proposito di Roberto, possiamo dire che l'allenatore nella partita di andata l'ha messo negli ultimi momenti. Vediamo questa storia di Van Basten, come va a finire. Ecco, prima volevo dire che Roberto è entrato in campo e ha dato maggiore vivacità all'attacco del Saragozza e penso che l'allenatore ha tenuto presente questo fatto e l'ha fatto giocare questa sera subito dall'inizio. Ecco Walter in azione per, anzi Van Schip, si dovrebbe avere due giocatori, ancora Van Schip cerca di puntare, viene attaccato fallosamente, almeno quanto sostiene il pubblico, dal giocatore Casacus. Pallone riconquistato ancora da Müren,
Ecco il mancino, l'anziano mancino dell'Ajax, palla riconquistata dalla squadra dell'Ajax con Rijkaard che si fa soffiare inavvertitamente il pallone, dove era Roberto, molto attivo in questo inizio di partita, che serve centralmente il giocatore García Cortessa. L'appoggio sulla sinistra per Pineda, vediamo Pineda che tenta il dribbling nel tentativo di superare il giocatore maglia numero 2, si trattava di Siloy, ma sono i giocatori dell'Ajax che fanno buona guardia difendendosi senza troppi patemi d'animo. Questi è Rijkaard in azione, è una formazione che ha dato un modulo difensivo abbastanza strano questo Ajax, già lo abbiamo notato nella partita dell'andata. Naturalmente questa gara rispetto alla gara appunto di Saragozza può fornire un tasso tecnico decisamente più elevato in virtù della situazione, della condizione del terreno di gioco. L'altra volta, come si ricorderà, 15 giorni fa si era giocato più che su un campo, su una palude, su un acquitrigno vero e proprio. Vediamo in azione Siloy che tenta il pallonetto, c'è il calcio d'angolo che è il primo della partita a favore della squadra dell'Ajax. Scusa Bruno, volevo dire una cosa, ancora questa sera il solito Rijkaard gioca nella posizione di Svelbus, naturalmente la mancanza di Svelbus fa con che questo giocatore si giochi arretrato ancora, è un giocatore tipicamente d'attacco, lo vediamo ora dentro dell'area del Saragozza andare a tentare perché è un giocatore molto alto. Ecco il collo battuto da Siloy, palla molto alta, c'è ancora un colpo di testa, ancora un calcio d'angolo, è Kasuku che ha messo la palla oltre la linea di fondo. Siamo al secondo corner della partita, sempre ovviamente a favore dell'Ajax. Va a battere Witzhelm, autore del primo gol nella partita di 14 giorni fa, è un giovane 20 anni. L'Ajax è una squadra che spesso e volentieri prova a mettere in campo dei giovani di belle speranze. Ancora Witzhelm, poi c'è un fallo comunque commesso all'interno dell'area di rigore dal giocatore Rijkaard e si riparte con un calcio di punizione. Il giocatore colpito era Mejías, per cui si riparte con questa punizione, battuto da Blesa, un giocatore che era assente nella partita d'andata, un giocatore di 25 anni che ha toccato in direzione del portiere Cedron. C'è un colpo di testa di Wouter, sulla palla cerca di andare Scholten che gioca con la maglia numero 6, c'era anche il tentativo di Van Basten, poi Wouters che tocca per Rijkaard il pallone, poi per Müller, bravissimo Müller che si vede due giocatori, tocca per Winter, una finta involontaria che aveva comunque permesso a Scholten di arrivare ancora sul pallone, e poi c'è Blesa che domestica la palla prevenendo il possibile intervento di Cedron. Ecco Bruno, volevo dire una cosa molto importante di questa squadra di Saragozza, la mancanza di Rubens Sosa, principalmente questa partita che deve recuperare assolutamente perché ha perso 3-2, è molto importante perché è un uomo che in velocità è molto pericoloso anche perché è un giocatore tecnicamente molto valido, l'abbiamo visto provare prima della partita, come l'hai già detto tu, sottolineato tu, e la caviglia sta molto male, vedeva proprio che non riusciva a appoggiarla. A proposito delle due squadre, sono reduci entrambe da un fine settimana decisamente positivo. L'Ajax ha battuto la squadra della Fortuna Sitter per 3-1 con gol di Scholten, Bergkamp e Winter. Non giocava Van Basten, tenuto precauzionalmente a riposo proprio per questa gara, anche perché soffre dei soliti problemi ad una caviglia. Vediamo nel frattempo l'uscita di Cedron, mentre invece la Real Saragozza nell'Extra Liga, cioè nei play-off del campionato spagnolo, ha vinto per 2-0 contro la squadra dell'Espagnol di Barcellona con reti di Roberto e Pineda. Rubén Sosa era stato sostituito nel corso del secondo tempo da Enedo, mentre vediamo appunto Roberto, però c'è la palla che è conquistata dal giocatore Blent che ha alleggerito in direzione di mezzo. Ecco Scholten che sostituisce, come dicevo prima, Bosman. Potrebbe toccare sulla destra per Wouters, questo giocatore che proviene dal Den Bosch, tocca per Wouters, poi uno scambio ancora per il numero 5 che è Buve. La palla toccata per Van Basten ancora, ecco Van Basten si libera benissimo di un avversario, tenta di giocare con una finta, scambia benissimo, attenzione, bravissimo Van Basten, avete visto, ma forse ha ceduto un tantino quando forse poteva scagliare, ma non è finita l'azione, c'è una conclusione di Malskip alta. Azione stupenda di Van Basten. Dirò che il rigore non c'era perché lui ha saltato, l'avversario ha saltato, l'arbitro è stato favoloso nell'ondare, ecco, rivediamo l'azione, eccolo che salta l'avversario e poi si butta perché il giocatore del Saragozza è completamente fermo. Comunque una bellissima azione di Van Basten, veramente molto bella. E che calcio di punizione dopo 11 minuti dal fischio d'inizio sul risultato di 0-0. Arnold Müller, un mancino che si appresta a battere, quella è la posizione ideale ovviamente per un giocatore dotato di grande sensibilità nel piede sinistro. Vediamo che Führer cerca di invitare la barriera rispetto alla distanza, c'è la negazione della barriera, poi c'è la respinta
la difesa della squadra del Saragozza ed è Winter che rientra prontamente, si era sostituita Rijkaard, c'è un giocatore che parte, si trattava del numero 2 Siloe nell'attesa forse di un lancio da parte di Winter, mentre invece Meren che tocca molto bene cercando di lanciare Witzke, però c'è la palla che termina in palo laterale per l'intervento del giocatore numero 10 Juan Carlos, giocatore ovviamente spagnolo, e si riparte con Casuco, Juan Martinez Casuco, che ha toccato in direzione del libero Blesa. Abbiamo visto Bruno la partita andata, non abbiamo potuto ammirare questo, la partita, anche se hanno giocato molto bene con tutto con l'acquazzone, però stasera stiamo già vedendo delle cose molto belle, è una partita entusiasmante, più direi. Ecco Siloe che ha toccato per Van Skip, da questi ascolti è un Ajax che gioca in modo decisamente disinvolto, passaggi sempre precisi, giocatori che si smarcano, mentre c'è questo lancio abbastanza assurdo di Buve che ha tentato con un colpo di esterno sinistro di mettere in movimento il giocatore Witzke. Comunque si riparte con un calcio di rinvio, vediamo che sta per essere battuto dal solito giocatore Blesa, mentre sono già trascorsi 12 minuti dal fischio d'inizio, c'è Wolters che giganteggia a centrocampo, ma sono i giocatori spagnoli con Mejías che è riconoscibile per la ginocchiera scura che avvolge il ginocchio sinistro di questo giocatore, mentre ora Rijkaard che tocca in direzione del numero 5 Buve, da questo a Winter che occupa la posizione di libero autentico, si scambia spesso di ruolo con l'altro giocatore di colore Rijkaard. E ecco, Stanley Menzo, sono numerosi i colored dell'Ajax e tutti provenienti dal Suriname, la patria praticamente di Ruud Gullit, o perlomeno del papà di Ruud Gullit. Ecco Winter in azione, sulla destra sta per farsi vedere un giocatore, ma la palla è toccata in direzione di Rijkaard che potrebbe toccare per Wolters, in effetti la palla arriva puntuale, poi di prima Muren evita il pressing portato da Juan Carlos e il pubblico, vedete, applaude anche a queste manovre, poiché capisce che in certi momenti ci si può disfare del pallone con un passaggio di prima e non necessariamente andando verso la porta avversaria. Vediamo Van Skip che ha cercato di conquistare la palla, c'è uno scontro violento, protagonisti Siloe e Casajus, poi c'è ancora un pressing di Scholten, sono in difficoltà i giocatori spagnoli, vedete Fraile che ha toccato per Signor, poi dalla destra spunta Casuco, il tocco è per Roberto, difficile, veramente difficile saltare il giocatore Buve. Interessante da guardare questo cambiamento, questo sincronismo che c'è tra Rijkaard e il terzino sinistro Winter, si cambiano continuamente, uno va avanti e l'altro rimane dietro e fanno molto bene questo sincronismo. Ecco un'azione ancora della squadra, vedete, del Real Saragozza, interrotta da Meren con un passaggio di prima. La cosa che sorprende di questa ex è una squadra che gioca veramente in scioltezza. Johan Cruyff ha fatto un buon lavoro, visto che stiamo assistendo, eccolo proprio inquadrato, stiamo parlando di lui, questo giocatore, ex giocatore, questo allenatore di 40 anni, uno dei più grandi campioni che la storia del calcio, che il calcio abbia mai prodotto. È un giocatore naturalmente che ha fatto la fortuna dell'Ajax negli anni 70, nei primi anni 70. Vediamo Wolters nel frattempo, il tocco per Winter che praticamente forma la coppia centrale con Rijkaard, questi prova un lancio in verticale per Wolters, è difficile comunque superare il muro spagnolo, Blesa che rilancia, c'è uno scambio centrocampo con Señor, l'unico nazionale della formazione che tocca in direzione di Garcia Cortés, ma sono sempre vigili e attenti i giocatori dell'Ajax che chiudono molto bene, non concedono spazi alla squadra spagnola. In azione Muren, vediamo che Witzke detta il passaggio, si fa vedere sulla sinistra, bellissima questa azione, Scholten, la cannonata respinta da Blesa. È la cosa più bella che io posso desiderare di vedere, un'ala che va fino in fondo, fa un cross stupendo, e avete visto il tiro di Scholten, veramente molto bello, l'azione stupenda, speriamo di rivedere ancora queste azioni sulle ali, perché sono cose che non vediamo purtroppo più in Italia. C'è da dire che comunque l'Ajax sta giocando una partita esemplare, sembra la sfida del gatto col topo, i giocatori riescono sempre a mantenere il possesso di palla in modo disinvolto con a passaggi di prima, con affondo improvviso allorché ne sentono la necessità. Vediamo Scholten che tocca in direzione di Witzke che gioca sempre molto largo nei pressi della linea dell'out, prova ad andarsene in dribbling, vediamolo ancora questo giovanotto, è bravissimo, vedete, a puntare Casuco che è costretto al fallo, vedete Rob Witzke, giocatore di 20 anni, bravissimo veramente. Ah, come mi piace vedere le ali così, abbiamo già mirato anche là
la partita dell'andata, anche se c'è il terreno infame, un giocatore eccezionale questo Vic, 20 anni. A tenere, ecco il colpo di testa di Ray Carne, gol di Van Kip, 1-0 per l'Ajax. È bello, in quanto la palla entra in rete, amici, non si può dire altrimenti, è troppo bello, rivediamo l'azione, Curey, colpo di testa di Ray Carne, ecco la palla che rimbalza ancora, al volo, Van Kip di sinistro, stupenda esecuzione, rivediamo ancora insieme, colpo di testa del Ray Carne, azione che, ecco il colpo di testa di Van Basten, tiro di Van Kip, stupendo, è troppo bello. È un gol che è stato decisamente facile a vedersi, sembrava tutto così naturale, una volta incredibile qui allo Stadio Olimpico di Amsterdam, il pubblico che propone oltretutto anche la splendida ola, la onda di stampo messicano, ha festeggiato con un grande boato questo gol, il gol del vantaggio dell'Ajax, una squadra che si avvicina sempre più ovviamente alla finale di Atene. E siamo curiosi ovviamente di vedere chi sarà l'avversario, dovrebbe essere la squadra del Lokomotiv di Lipsia, comunque naturalmente resta ancora da giocare la partita di ritorno per quanto riguarda la sfida tra i francesi del Bordeaux e il Lokomotiv di Lipsia. Ricordiamo 1-0 Ajax in vantaggio dopo una serie di affondo, ma dopo che la squadra olandese aveva proposto un gioco veramente scintillante. Ancora una splendida apertura, ma è Kazuko che chiude, Van Basten che cerca di rubare la palla, è bravissimo Van Basten, in seria difficoltà la squadra del Saragossa. Vi dirò, amici, che è un terreno veramente in condizione eccellente per praticare il calcio, avete visto che la palla corre molto bene, i giocatori si stanno comportando veramente molto bene, purtroppo per il Saragossa non vedo una soluzione migliore perché non riescono più ad avanzare e l'Ajax che si sta prendendo sopravvento sempre di più. Ed ecco i due giocatori centrali della difesa, Rijkaard e Winter, che si ripetono nei loro passaggi continui, poi c'è il lancio di Winter in verticale, cercava di mettere in movimento Siloy, comunque sempre in affanno la squadra del Saragossa che non riesce a costruire un'azione degna di tal nome. C'è Wouters che sta per effettuare la rimessa in gioco, questo giocatore acquistato quest'anno dall'Utrecht, un vero gigante dal punto di vista atletico, mentre ancora Van Skip cerca di liberarsi di un giocatore, poi c'è Siloy che arriva sulla sinistra, si fa vedere Kazakus che andrà a conquistare una palla, ma la messa in palla laterale, veramente in difficoltà. Che questo è lo Stadio Olimpico di Amsterdam, uno stadio che ha celebrato le più grandi imprese della squadra dell'Ajax, del grande Cruyff degli anni, primi anni 70. Non è lo stadio dell'Ajax, ma le partite difficili, quelle impegnative che richiedevano il costante aiuto vocale del pubblico, venivano appunto giocate in questo stadio. Vediamo in azione la squadra del Saragossa, mentre vi ricordiamo che tre minuti fa l'Ajax è passato in vantaggio con un gol di Van Skip, e vi ricordiamo anche che al termine di questa gara potrete seguire in differita col commento di Luigi Colombo e Giacomo Bulgarelli la partita tra Real Madrid e Bayern. Quanto vi diciamo ovviamente non vale per coloro che ci seguono in differita nella zona del Lazio. Ecco, c'è un cambiamento tattico da parte dell'Ajax, si è avanzato Rijkaard, è un giocatore che ha la sua caratteristica, anche se ha giocato molto bene la partita d'andata indietro, ma sta prevalentemente giocando più avanzato, lasciando questo compito difensivo a Winter. Ecco, adesso è tornato indietro naturalmente perché Winter ha seguito un avversario. Guardiamo Van Basten. Ecco Van Basten che con un po' di fortuna si è liberato di un giocatore, aveva praticamente sbagliato il primo aggancio e questo errore aveva messo in difficoltà il diretto avversario. Comunque la rimessa in gioco dopo che la palla è uscita ancora per l'Ajax. Vediamo Van Basten cerca di superare Freiler, ex colonna del Real Madrid. C'è ugualmente il cross, ma l'arbitro è già intervenuto per accordare una calcio di punizione alla squadra dell'Ajax e il pubblico rumoreggia e propone la ola che la regia non ci fa vedere. Un episodio molto simpatico prima dell'inizio della gara, comunque ve lo racconteremo dopo. Adesso su questo calcio di punizione sta per essere battuto a Van Skip, la respinta di Blesa, arriva Winter, pallonetto ancora sulla destra, è rientrato in gioco Van Skip evitando la trappola del fuorigioco, ancora una respinta di Fraile, poi Roberto che cerca di andare a caccia della palla, ma è veramente difficile giocare contro questo Ajax. Comunque ancora la squadra della Saragossa con Roberto che ha ricevuto da Garcia Cortés, ci ascolta davanti a lui, poi il tocco di Mejías, la palla per Pineda,
un'azione molto elaborata, potrebbe andare al tiro, in effetti è riuscito ad andare al tiro, c'è una deviazione secondo me da parte del numero 10 Juan Carlos e in effetti l'arbitro assegna il primo calcio d'angolo della partita alla squadra della Real Saragozza. Sì, è stata la prima bella occasione, bella manovra da parte del Saragozza, anche se non è concluso niente, ma comunque è stata una trama molto interessante, cambiata tecnicamente molto bene, purtroppo il tiro non è stato perfetto e Menso era già pronto anche per recuperare questa palla. Mejías sta per battere questo primo corner, ecco la parabola alta, il colpo di testa di Scholten, pallone guadagnato ancora da Visque. Il lancio in direzione di Vento, vediamo se ce la fa ad arrivare sulla palla, è preceduto da Juan Carlos, poi la palla è terminata in fallo laterale, ci sarà la rimessa in gioco per la squadra dell'Ajax, un Ajax che gioca, come ho detto prima, in modo decisamente disinvolto. Ecco Muren, il vecchiaccio di questa squadra, poi è Winter che si difende bene dall'attacco di due giocatori, ma non dal ritorno di Pineda. E Blesa è libero, messo in campo a sorpresa in questa partita, in effetti dopo l'andato della gara dell'andata, l'allenatore della formazione spagnola ha deciso di cambiare la difesa e in effetti c'è da dire che sono stati cambiati ben due giocatori, Blesa e Casajos hanno preso il posto di Juan Carlos e García Cortés che non sono stati messi da parte ma sono stati spostati al centrocampo. In azione Mejías cerca di superare Winter, poi Muren che rilancia il pallone, viene recuperato ancora da parte dei giocatori della Saragozza con Blesa che lancia sulla sinistra, c'è Roberto che cerca di staccare, subisce l'intervento da parte di Silo, vediamo se l'arbitro assegna o meno questo calcio di punizione. C'è la possibilità, Bruno, che questa sera la Spagna possa soffrire una grossa delusione se il Bayern riuscirà a passare con Real Madrid, perché veramente qui purtroppo penso che per il Saragozza non c'è nessuna via di scampo e potrebbe anche succedere, c'è una possibilità, non è che noi diciamo di sicuro, ma potrebbe accadere. Ricordiamo ancora che la squadra dell'Ajax sta vincendo per 1-0, attenzione, non si finalizza, non si perfeziona, ecco questa splendida triangolazione. Dicevo che per il Saragozza il compito è veramente improbo, deve segnare 3 gol se vuole accedere alla finalissima di Atene, mentre esplode la ola sugli spalti dell'Olympia Stadium di Amsterdam. E mentre la squadra del Saragozza cerca di iniziare l'azione con Fraile, eccola che stanno facendo vedere in questo guardate momento. Che spettacolo, uno spettacolo veramente eccezionale, uno spettacolo di stampo decisamente latino che è stato ora adottato anche dal pubblico di Amsterdam. Nel frattempo la partita continua con un'azione a centrocampo con Signor che cerca di sfuggire alla marcatura di Scolten, ancora Signor con l'intervento di Rijkaard, Juan Carlos, lo stadio è una bolgia. Alla palla è riconquistata da Muren che cerca il dribbling, Casuco che interviene, ancora Visca e Muren, ecco i due mancini che ripetutamente si passano la palla, ancora Visca, attenzione che cerca di andarsene sulla sinistra, bravissimo a convergere e poi c'è il ritorno di Casuco dopo che Blues era stato superato abbastanza brillantemente, vedete un'inquadratura di questo ventenne giocatore della squadra dell'Ajax. Ecco Mejías, ha superato bene Muren, ancora Mejías, il pallone per Pineda, ma chiudono molto elegantemente, senza affanno, i difensori dell'Ajax. E ti dirò un'altra cosa, Bruno, che mi dispiace moltissimo non poter vedere e ammirare Cosma in questa squadra, che è un giocatore che stiamo seguendo molto volentieri, ma stiamo seguendo anche con molta attenzione questa ala sinistra, la sinistra giovane. Guardiamo Van Basten che si impossessa del pallone con mezzo palo, quasi quasi tutto. Ecco, il calcio di punizione assegnato alla squadra del Real Saragozza, l'intervento falloso è stato di Van Basten, mentre ora Mejías che rilancia il pallone per Roberto, un rimbalzo un po' fasullo, perlomeno aveva un po' di effetto il pallone, ha messo fuori giri praticamente il giovanotto della squadra della Real Saragozza, la promessa di questa squadra che è stato convocato per la nazionale Under 21 di Luisito Suarez, mentre il lancio per Van Basten era troppo lungo, c'è un colpo di testa di Muren, poi stacca molto bene Rijkaard, poi Scholten che tocca ancora per Muren, ma questi a Winter, una serie di passaggi, poi Winter dà la portiera per evitare complicazioni, vedete Stanley Menzo, il portiere originario del Suriname, un giocatore di 24 anni che è anche il terzo portiere della nazionale, dà questo Winter che è un motorino decisamente abile, eccolo ancora in azione che scambia 2 volte con Scholten, ancora vediamo, non ce l'ha fatta ad entrare e Winter, però l'arbitro aveva già ravvisato un calcio di punizione, perlomeno un intervento falloso, di cui il calcio di punizione da assegnare all'Ajax.
Ecco, questo è un calcio quasi da manuale, possiamo dire, perché veramente fanno delle azioni tutta bella, triangolazione perfetta. Forse magari manca qualcosa perché c'è l'entrata. Guardiamo ancora una trazione. Ecco la palla per Siloy, il tocco sulla destra per Van Schip. Ancora Van Schip che può andare al cross. Attenzione, Rijkaard non ce la fa a deviare la palla di quel tanto che poteva essere sufficiente per offrire la seconda opportunità da gol alla squadra dell'Ajax. Muren, due scambi con il giocatore Buve. Wouters, mentre sulla destra si fa vedere Siloy, ancora la palla filtrata in verticale per Van Basten, bravissimo, ancora Van Basten, evidentemente cerca l'azione personale, dovrebbe preparare il sinistro, ancora Van Basten, lo scambio, Van Basten ancora, c'è un giocatore che rovina addosso lui, bravissimo Van Basten in questa azione, Van Schip a destra, parte il cross, la respinta di Señor, che è andato anche a sbattere poi contro il palo. Comunque un Ajax che direi, Giuseppe, è veramente pericoloso allorché inizia le sue trame d'attacco dalle fasce laterali. È un calcio da scuola di calcio questo qua, è da presentare come stanno giocando questa sera. Lo stesso Van Basten ha fatto due o tre cose eccezionali, veramente fantastico questo Ajax qua. Vediamo Rijkaard, veramente come ho detto prima disinvolti nel disimpegno. Scholten, il pallone per Muren, sulla destra si fa vedere Wouters, ancora Muren che prova un passaggio calibratissimo, guardate Van Basten che palla che ha trascorso, ancora Van Basten, una serie splendida, attenzione, ha provato prima, ha fintato il passaggio, poi invece ha tentato di mettere il pallone nel primo angolo. Non è che sono in anticipo, volevo dire la stessa cosa, guardate che lui ha avuto un attimo di esitazione, no? Poi voleva dare la palla a un compagno, poi ha deciso di tirare di sinistro, il tiro naturalmente è stato sbilenco. Comunque l'azione è sempre bella, avete visto tutto il volo, tutto perfetto, il Real Zaragoza non esiste. E il pubblico ovviamente si esalta di fronte a questo bel gioco veramente offerto dai loro beniamini, dai suoi beniamini dell'Ajax, mentre c'è già un giocatore che si sta scaldando a bordo campo, un giocatore della squadra di Johan Cruyff, giocatore dell'Ajax. Siamo curiosi di vedere di chi si tratta, dovrebbe essere comunque Bergman, un giocatore veramente bravo di 17 anni, un giovane di cui si dice un gran bene. Comunque al di là di quanto sta succedendo fuori dal campo, vediamo cosa succede nel terreno di gioco. E segnare in azione davanti a Rujovic, la palla è toccata centralmente per Blesa, il pallone offerto al giocatore Roberto, poi ancora Scholten che chiude, ma l'arbitro ha segnato un calcio di punizione alla Real Saragozza per un intervento falloso di Siloy. L'Ajax vince, il tempo passa e i minuti di gara sono 29 nel corso del primo tempo, il risultato è di 1-0. Ricordiamo ancora che l'Ajax è passato in vantaggio con Van Schip al 16° minuto. Ora c'è un calcio di punizione che sta per essere battuto da Garcia Cortés, palla per Mejías che riesce in qualche modo a rimettere la palla al centro, Rijkaard, poi Muren, un po' goffo questa rovesciata, Señor che va al tiro, Rijkaard ancora, e c'è un pallone che viene riconquistato dai giocatori in maglia blu, Garcia Cortés sulla destra, vediamo Pineda che esegue un buon lavoro per liberare Kasuko, ecco Kasuko davanti, Señor non ce l'ha fatta ad effettuare la deviazione, e poi Muren con un abile tocco ha toccato per Witzke, e il pallone è offerto un po' violentemente a Siloy sulla destra. Comunque un Ajax che non butta mai via una palla, cerca sempre di far tesoro del possesso di palla. Vediamo Rijkaard questa volta che è venuto a dar manforte ai giocatori dell'attacco. Poi c'è ancora un fallo, sì, è il giocatore Juan Carlos che ha commesso fallo nei confronti di Rijkaard. Non riesco proprio a individuare se l'Ajax sta incastrando il Saragossa o Saragossa che non c'è, perché le azioni sono troppo limpide, troppo belle, troppo facili direi. Ecco un calcio di punizione, e poi c'è la Van Basten che aveva tentato di liberarsi del diretto avversario Fraile, palla che nel frattempo è terminata in fallo laterale per la rimessa in gioco di Muren, Witzke che chiama praticamente il passaggio proponendo delle mosse continue, però è Kasuko che questa volta è riuscito ad impossessarsi della palla, e poi il tocco in direzione di Juan Carlos, pallone che arriva a Garcia Cortés, maglia numero 3, ma praticamente centrocampista di fatto, centrocampista centrale della sua squadra, nonostante giochi spesso e volentieri sulla fascia. Poi Wouters che tocca in direzione del portiere Menzo, ma la palla ritorna prontamente ancora sui piedi dei giocatori
designati all'impostazione dell'azione. Questo Winter è un po' l'anima con Rijkaard della squadra, tutti i palloni passano dai loro piedi e ora il tocco è sulla destra per Siloy. Ajax 1, Saragozza 0, partita di ritorno di semifinale di Coppa delle Coppe. Ricordiamo ancora che all'andata a Saragozza 14 giorni fa i giocatori Johan Cruyff si erano imposti per 3-2 e questo risultato di 1-0 finora acquisito mette l'Ajax praticamente al riparo da qualsiasi sorpresa. Auguriamoci ovviamente di vedere una partita interamente di questo livello con un Ajax che si esprime proponendo delle trame validissime di gioco e se poi arriva qualche gol in più tanto di guadagnato. Ecco García Cortés, Scholten in pressing, poi la palla è per Blesa, il lancio in verticale, questa volta è preciso per Pineda su cui rovina un giocatore ma decisamente sulla palla, era Siloy, era Buve anzi, mentre Van Basten era stato messo in movimento dal giocatore Muren, la palla è perfetta e prova Muren, la botta al volo ma sbaglia clamorosamente. Non ha avuto assolutamente tempo di tirare perché Van Basten gli ha dato la palla talmente veloce, non forte, velocemente è stata l'azione che Muren non ha avuto neanche tempo di pensare, ha tirato così come è venuto e ha mancato letteralmente la palla. Un giocatore è caduto per Real Saragozza, gioco fermo. Ecco, avete visto poco fa l'intervento falloso, mi sembra fosse ai danni di Pineda, Pineda che ha avuto la meglio, mentre nell'azione di poco prima abbiamo visto invece il tiro mancato da Arnold Muren, un giocatore di 35 anni abbondanti, un giocatore che ha vinto una Coppa UEFA con la squadra dell'Ipswich Town ed è fratello di quel Gary Muren che aveva giocato nel grande Ajax con i vari Cruyff, Swart, Rep, Han, Kaiser eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta, perché veramente sono stati tanti i campioni olandesi di quell'epoca. Mi pare che sia stato, scusa Bruno se interrompo, mi pare che sia stato un record d'incasso stasera o no? Sì, siamo al record d'incasso che dovremmo tradurre in cifre praticamente, però mi sembra che siamo sugli 800 milioni per quanto riguarda le lire italiane, comunque saprò essere più preciso tra il primo e il secondo tempo quando avrò i dati ufficiali dell'incasso. Comunque vediamo in azione Casajus che ha toccato sulla sinistra per García Cortés, c'è una palla sbagliata, ecco Van Basten, due giocatori da produrre, vediamo Van Basten che si libera bene il primo avversario, ancora Van Basten e cede un po' troppo nel dribbling, cerca poi di conquistare palla ma sono invece i giocatori spagnoli che si impossessano in un primo momento del pallone perché poi ritorna Muren, poi Scholten, il tocco è per Bruve, anche qui c'è un errore, un'altra palla conquistata da Signor e poi c'è un lancio lungo teoricamente in direzione di Pineda ma era troppo, veramente troppo lungo questo passaggio di Signor. Ecco, finalmente posso dire una cosa, che a facilità dell'alternativa che hanno i giocatori dell'Ajax a trovare due o tre soluzioni di compagni smarcati è veramente una facilità di giocare che qualunque giocatore si troverebbe, non si troverebbe in difficoltà, veramente tutti si smarcano e è molto bello questo gioco. Vorrei dire un'altra cosa, che si può vedere comunque a occhio nudo proprio dalla tribuna da dove siamo noi mentre assistiamo a questa azione di Vinsky, ancora bravissimo da cross e Balskip di testa tocca soltanto la palla senza imprimere la potenza necessaria e la direzione esatta. Mi stringe il cuore amici, mi stringe il cuore a vedere le ali che ci sono ancora, pochissima ma c'è ancora, eccole uno qua, Vince, è un giocatore veramente che va fino in fondo con l'intenzione di fare i cross all'indietro, non esistono più, questo è uno, guardateli bene allenatori italiani. Quello che voglio dire Giuseppe, comunque puoi confermare, che si nota a occhio nudo proprio una differente abilità tecnica nelle due squadre. I giocatori dell'Ajax non sbagliano un passaggio, fanno quello che vogliono con la palla, vediamo che questa azione, Verbinski ancora che va al cross ed è costretto al calcio d'angolo, come vedete il giocatore è casato, proprio una differenza tecnica enorme. Cosa devo dire a voi ancora, un'altra volta, un'altra storia ancora di questo ragazzo, un ragazzo eccezionale che Scholten che è caduto per terra, poi si è scontrato nel momento del lancio in aria, si è scontrato con un difensore del Real Saragozza. Comunque Bruno, mi permettete amici di spettatori di entusiasmarmi, perché non è tanto che non lo vedo più, è tanto che non vedo più un ala andare fino in fondo. Sta per battere il terzo calcio d'angolo della squadra dell'Ajax che ricordiamo sta conducendo per un gol a zero, gol segnato al 16° da Van Schip, ora siamo al 36° minuto del primo tempo,
mentre il gioco è fermo, vi ricordiamo ancora che al termine di questa partita potrete assistere alla differita di Bayern-Real Madrid, anzi di Real Madrid-Bayern, con il commento di Luigi Colombo e Giacomo Bulgarelli. Naturalmente quanto vi stiamo dicendo non vale per i telespettatori del Lazio, che possono soltanto vedere in differita questa partita. Ed ecco il terzo calcio d'angolo per l'Ajax, pallone carico d'effetto, effetto a rientrare come si dice, ma sono ancora i giocatori in maglia bianco-rossa che conquistano palla. È Winter che vede libero sulla destra Van Schip, vediamo se ce la fa a crossare, bravissimo a liberarsi di un giocatore, ed è ancora costretto al corner con Fraile la squadra del Saragozza. È incredibile i tiri di cross che fanno queste squadra, è incredibile, non c'è nessuno che colpisce di testa, veramente è eccezionale l'azione prodotta dal fondo campo dell'Ajax. Ecco il quarto corner, batte ancora Vizquez, Colten, attenzione, Van Basten, la deviazione, la palla è buona per Wouters, non tira, anzi sì, c'è il tiro, c'è il palo di Wouters di sinistro. Fantastico, è straordinaria azione ancora, tiro serio, potentissimo. Ecco, rivediamo. Ancora un'altra azione mancata da un non nulla da Scholten, questo giocatore che sostituisce Bosman in tutto e per tutto, è un centrocampista che spesso e volentieri affianca Van Basten. Ecco, mi stavo chiedendo prima, con Bosman in campo, un giocatore che è abilissimo di testa, quest'ora eravamo già sul 3-0. A quest'ora sì, 3 gol, avete visto nel giro di pochi minuti 5 cross che farebbe la soddisfazione di qualunque giocatore di testa il quale abbiamo in Italia. Veramente una squadra che gioca tutto sulle le fasce laterali e fanno i cross. Peccato che non c'è nessun colpitore di testa, deve sempre inserire Ricard, ma purtroppo arriva sempre in ritardo. Ecco ancora un'azione, punta sulla destra Filoi, bravissimo, si libera di 3 giocatori, un fallaccio di Blesa e probabilmente qua si va al cartellino giallo. Si è anche infortunato il giocatore spagnolo, ma anche Filoi è rimasto a terra. Questo episodio al 38esimo minuto, una discesa travolgente da parte di Sonny Filoi, sei presenze nazionale. Vediamo lo scontro con Blesa. Ecco, lui ha lasciato completamente la palla per fermare l'avversario, un avversario che aveva una velocità impressionante e era difficile da fermarlo. Possiamo dire una cosa, il Real Saragozza ormai non esiste più, perché qui c'è una supremazia totale da parte dell'Ajax, una squadra che sta giocando con una limpidezza tecnica, una cosa veramente da vedere, da entusiasmarci. Noi ci entusiasmiamo e vi permetto di dire ai telespettatori che io vi entusiasmo, perché il gioco è veramente eccezionale, fantastico. Si rialza il giocatore olandese, ma è ancora a terra Blesa, colui che ha commesso il fallo per frenare veramente la grande e travolgente azione del giocatore olandese, mentre ci sono due giocatori invece della squadra di Johan Cruyff, Dennis Bergkamp e Desmond Gemmert, che si alzano, mentre l'arbitro, vedete come dicevo prima, ha mostrato a Blesa il cartellino giallo, mentre rivediamo ancora l'azione. Ecco, proprio non ha agganciato la palla e ha messo il piede davanti alle gambe di Siloy. Ed ecco il calcio di punizione, Van Schip sulla destra, vediamo se parte il cross, è molto lungo, riesce comunque Scholten dalla parte opposta ad arrivare sulla palla, nonostante Juan Carlos sia in posizione d'attesa. C'è il ritorno di Pineda, poi Roberto, ancora Pineda, molto abile Pineda, una palla splendida, vediamo Señor verso la porta di mezzo, ancora Señor cerca di andarsene in dribbling, ai ai ai, un dribbling di troppo, comunque era veramente pericolosa questa azione. Sì, era pericolosa Bruno, ma sai quanti giocatori erano cerchiati, sembravano gli indiani, erano in 5, non ha lasciato assolutamente possibilità di dribblare o di andare in porta, 5 giocatori l'hanno fermato, era accerchiato veramente. Ancora un fallo commesso da Van Basten, mentre siamo giunti al 40esimo minuto e mentre c'è il giocatore Van Basten ancora che cerca uno scambio con Witz, che c'è un malinteso, e poi la palla è lanciata in verticale da Blesa per Mejías, che prova a sua volta di verticalizzare il gioco. È bravissimo Winter di testa, nonostante la sua statura non eccezionale, avete visto il suo stacco poderoso. Vediamo ancora un'azione dell'Ajax che viene comunque controllata abbastanza bene dai difensori della squadra del Saragozza. La timida reazione del Saragozza, qualche timido attacco che fa, lo fa attraverso il centro, è una cosa molto difficile entrare per il centro della difesa dell'Ajax, mentre l'Ajax naturalmente fa un gioco tutto diverso, gioca tutto leale, mettendo in grossissima difficoltà Müller.
Vediamo un lancio per Van Basten, ancora Van Basten alle prese con il solito Fraile, cerca questi di liberarsi del giocatore, poi c'è Scholten, è un po' in grande crisi, ecco la palla buona, non ce la fa Wouters a tirare perché è stato preceduto l'avversario, veramente in grande crisi in Saragozza, mentre come dicevo prima l'Ajax sta proprio giocando al gatto col topo. È Wipke che sta per effettuare le messe in gioco con le mani, mentre c'è Muren che lo invita alla calma, toccherà a lui l'incombenza di questa rimessa in gioco, probabilmente il passaggio sarà per il numero 11 visto che nessun altro si fa vedere. Ecco Wipke in effetti che è stato servito, cerca di liberarsi di un avversario, ancora Wipke veramente caparbio nella sua azione, guardate cosa fa questo giocatore e poi guadagna un calcio di punizione. È un peperino Bruno, è un peperino, io mi entusiasmo perché vedo queste cose giocate sulle ali, veramente eccezionale, un giocatore che non perde, se perde la palla non la vuole, non rinuncia, rincorre l'avversario e la riprende ancora. Calcio di punizione, 1-0 per l'Ajax, batte Muren, ecco la palla calciata, c'è il colpo di testa di Kasakus, poi l'intervento del direttore di gara che è Franz Wöhr della Federazione Austriaca, che ha ravvisato un intervento falloso di un giocatore dell'Ajax, era di Rijkaard e il calcio di punizione è già stato perfezionato mentre ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo, mentre Johan Cruyff segue con vedete con particolare attenzione l'evolversi di questa gara, una gara che visto l'andato non dovrebbe procurare delle grandi sorprese, anche comunque potrebbero arrivare degli altri gol, è la cosa che ci auguriamo veramente. E chi può offrire uno spettacolo così eccezionale nello sport? Solo Tele Monte Carlo, amici, per questo voi state sempre presenti, ogni presente noi siamo, noi non demordiamo, siamo sempre con voi. In azione Fraile, ancora un errore, poi si aggiusta praticamente l'azione sbagliata, ecco usato questo termine abbastanza improprio, rifilando una spallata a Scholten, nell'arbitro che era lì vicino, ha concesso questo calcio di punizione alla formazione dell'Ajax, mentre siamo al 43esimo minuto. Sta per battere il calcio di punizione, già battuto anzi in direzione di Winter, e il pallone arriva a Stanley Menzo, sulla sinistra attende, o perlomeno sembra in posizione d'attesa il giocatore Buve, ma Menzo preferisce di controbalzo lanciare verso le punte, vediamo Famskip che stacca molto bene, ma questa volta Blaise anticipa Van Basten e poi c'è ancora un intervento dell'arbitro che assegna un calcio di punizione alla Saragozza in virtù del fallo commesso da Siloy. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Blaise, giocatore ammonito poco fa, mentre manca un minuto alla conclusione del primo tempo, vi ricordiamo che vi parliamo dallo stadio olimpico di Amsterdam, semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe, ai ai ai, ancora un intervento era decisamente duro, comunque semifinale dicevo della Coppa delle Coppe, risultato 1-0 per l'Ajax che ha già vinto la partita d'andata a Saragozza per 3-2, mentre ora la squadra spagnola conquista la seconda possibilità di andare al tiro dalla bandierina del calcio d'angolo. Tre corner già battuti dagli olandesi, secondo corner per la squadra spagnola che sta per essere battuto, se non vado errato, da Señorsi, si tratta proprio di, anzi no, Mejías, il numero 9. La palla conquistata ancora da Wipke, giocatore molto abile in attacco ma che si fa vedere sempre, spesso e volentieri in difesa, e c'è questa splendida azione di contropiede, vediamo se ce la fa il giocatore dell'Ajax ad arrivare sulla palla, era Valskip preceduto da Sedrun, intelligentissima l'apertura di Van Basten, anche se direi non era difficile fare quel passaggio visto che c'erano circa 50 metri di spazio, direi. E naturalmente lui non ha previsto la uscita del portiere, il portiere è uscito molto lungo, e chiaro che un po' di rallentamento da parte di Van Basten è stato anche. Comunque il passaggio di Van Basten non era sbagliato, era perfetto perché è andato in posizione della porta che dove non c'era nessuno in avanti. Attacca sulla destra Siloy, velocissimo questo giocatore, pure lui del giro della nazionale. Il pallone per Van Skip, subito il cross, la respinta di Fraile, poi Muren, un disimpegno un po' sbagliato, e poi c'è Garcia Cortés che lancia in direzione di Señor, ma la palla termina in fallo laterale, 45 minuti di gara, 1-0 per la squadra dell'Ajax sul Real Saragozza. Noi abbiamo il 16esimo minuto, vedete in sovraimpressione che invece il cronometro della TV assegna a Van Skip il gol, ma al 17esimo, comunque direi, Giuseppe, mi sembra superfluo ripetere ancora che l'Ajax ha regalato 45 minuti di splendido calcio. Direi di sì, direi che le
le squadre spagnole non sono facili. Voi credete che il calcio spagnolo è difficile, una squadra difficile, molto dura. Manca il suo miglior uomo, forse in attacco molto Sosa, non è riuscito a attaccare molto, ha fatto solo un paio d'attacco, però il calcio manuale, veramente da manuale, che sta praticando l'Ajax, sta con questa supremazia, sta giocando molto bene, uno spettacolo fantastico che solo noi possiamo entusiasmare, ma però è che solo Stelle Monte Carlo anche ha la fortuna di presentare. Ajax 1, Real Saragozza 0, gol di Van Skip, Stelle Monte Carlo.